Miss Elisabetta! Dove siete? Miss Elisabetta! Miss Elisabetta! Ah, scusate, signore! Mi prego, signore! Conoscete per caso Miss Elisabetta Bennet? Sì, la conosco. Passata da questa parte, ditemi. No, signore, non è passata di qui. Vi consiglio di cercare dall'altra parte della... Oh, molto obbligato, grazie. Via libera. Grazie, Mr. Darcy. Mi avete salvato da uno dei più pericolosi seccatori della contea. Se il drago ricompare, San Giorgio lo affronterà. Intanto vogliamo fare un po' di tiro a segno. Buona idea. Siete un buon tiratore, vero, Mr. Darcy? Oh, passabile. Solo passabile? Ma è uno sport assai facile. Persino le signorine possono cimentarcisi con successo. Così si dice. Da vicino, certo. E con un arco leggero. Un brutto colpo. Oh, al contrario, tirate bene. Eh beh, poteva andare peggio. Vediamo voi. Ecco qua. Con la sinistra. Vedete qui. Ecco. La freccia va così. Va bene, le dita ecco così, uno, due, tre. Il braccio va dritto, dritto, ecco così. Ora giratevi verso il bersaglio e mirate al centro. Così va. Centro. Un altro centro. La prossima volta che mi permetterò di dare una lezione non la farò da maestro. Bene, grazie della lezione. Grazie a voi per averla accettata. Molti uomini si sarebbero offesi e con ragione. Volete dirmi per cortesia perché siete così decisa ad offendermi? Com'è possibile offendervi? Vi credevo invulnerabile. Sembrate sempre così impassibile. Forse ridete poco. Può darsi abbiate ragione, ma non avete risposto alla mia domanda. Mr. Darcy, dovete darmi lezioni di tiro al bersaglio. Non darò più lezioni alle signorine. D'ora innanzi prenderò lezioni io. Credite, Miss Bingley, Miss Elisa dice che rido poco. Ma non vorrete ridere come un popolano qualsiasi? Trovo ci sia qualche cosa di scomposto nell'eccessivo ridere. Oh, per essere davvero composti bisogna essere morti. La mummia è il massimo della compostezza.